che più che delusione c'è rammarico per aver regalato un primo tempo. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, rammarico perché comunque il secondo tempo abbiamo fatto una buonissima partita, soddisfatti per come abbiamo reagito e poi, sai, regalare magari un tempo intero a una squadra come il Napoli, una squadra forte come il Napoli, andare sotto di 2 gol poi magari diventa dura. Invece noi il secondo tempo ci siamo un attimino, abbiamo fatto un attimino quadrato e quindi siamo riusciti a accorciare le distanze con Meggiorini e poi abbiamo tenuto fino alla fine con, diciamo, a testa alta. Tanti giovani, forse troppo, o comunque magari troppo emozionati? Ma più che altri, più che emozione, è che magari siamo partiti un po' col freno a mano tirato, nel senso che facciamo fatica ad attaccare gli spazi, poi sai, loro hanno comunque giocatori di grande spessore tecnico e quindi se non riesci a prendere le misure a questi giocatori poi ti creano tanti problemi. Quindi, però ripeto, l'importante è che abbiamo tenuto testa fino alla fine, non abbiamo perso la testa perché sennò si rischiava di, ecco, di eguagliare la partita come è successo in campionato all'andata. Quindi comunque bisogna dire bravi a tutti perché comunque il secondo tempo, ripeto, abbiamo tenuto testa alta al Napoli. Il Bologna adesso si rituffa nel campionato, domenica arriva la Lazio che domani sera giocherà il derby con la Roma, sempre in Coppa Italia, un Bologna che parte da un meno 3 di penalizzazione. Sì, non bisogna, ecco, accantonare questa penalizzazione perché ormai c'è e quindi niente, bisogna pensare adesso alla Lazio, bisogna pensare subito a far bene in campionato e così cercare di fare più punti possibili perché comunque il nostro obiettivo principale dopo quello che è successo quest'anno è arrivare a questa salvezza che comunque sarebbe uno scudetto per noi.